Fellow Tarnished, welcome back. Io sono Michele, conosciuto anche come Mike of the Desert sul web. È notte, anche per me. E sono genuinamente felice di aver potuto abbandonare il Gran Randello, perché è chiaramente una delle mie armi preferite, lo sarà sempre. Quello che la frusta fa in orizzontale, il Gran Randello lo fa allo stesso modo con molto più damage output e poise break. Ma con meno range? Insomma, la frusta è speciale ed è il primo titolo Souls in cui può essere veramente efficace. Non l'ho potenziata oltre perché trovo infelice gettarsi su un'arma come questa prima di sapere se ne esiste la versione chiodata, magari forza con qualche artificio magico elementale sopra, cioè è ancora il momento. Mentre il randello era chiaramente qualcosa che si poteva portare troppo facilmente per mio gusto e sua efficacia finanche oltre, ok, l'endgame, quindi con tanto di New Game Plus, cioè è l'arma definitiva sotto alcuni punti di vista, trovare tutta questa varietà, scoprire equipaggiamenti leggendari che offrono un'opzione di eclitticismo e di complementarietà delle stat così speciale, santo cielo. E poi non conosciamo gli incantesimi cometa notturna. Cometa notturna. Un meteorite dall'alto, un flash di luce che crea un raggio. Cioè, cometa notturna potrebbe essere il... No, perché fa un... Sapete, Soul Geyser, no? Ascoltatemi. Quello che voglio dirvi è che Loretta è una delle più belle boss fight che ho combattuto fino ad ora. Sono felicissimo della scelta di arrivare qui anzitempo e che la storia di Mira è qualcosa a cui mi sto affezionando veramente molto. Vi dico, dunque, che ora, dinanzi a questa serie di sedie ove i reali cariani si sedevano in riunione, ma anche in attesa che le stelle dicessero loro il destino scritto in loro. Beh, è ora arrivato il momento di esplorare. Abbiamo un intero episodio dinanzi a noi e non ho immediata intenzione di fare speculazione o discussione su ciò che abbiamo visto, perché ci troviamo dinanzi a un regno profondamente spezzato, in cui torri sperdute in mezzo ai campi portano alla capitale, ove i più sperduti, allontanatisi dai raggi dorati, possano tornarvi. Non è una cosa casuale. Ora abbiamo anche trovato il percorso dove scendere, senza spezzarci le ginocchia. E abbiamo il nostro brocchiero. Quindi, il troll è farmabile, lo spadone cariano è tanta roba, e ogni cosa che vediamo è reale mondo di gioco. Questo è qualcosa che non si dimentica. Sarà difficile guardare gli altri open world con gli stessi occhi rispetto alla densità e cura dell'interregno. Né vero? Mi permetto di non rischiare. È quello che sembra. Mi viene richiesto di fare un tale gesto che potevo fare anche dall'alto. Io lo faccio, No, non si può. Sarei morto, probabilmente. Mi sarei rotto qualcosa. Che atmosfera. Capisco.
Sei ostile. Lo sei? Lo sei. Raviolo di carne cruda. Oh no, piccoli, no. No, cosa fate? Ho ucciso la loro madre. Non è vero! Non è... Questo approccio madre-figlio è sbagliato contro queste creature. Sono golem. Sono golem! Molto meno male di quello che sperassi. Non era loro madre, era semplicemente un vaso più grande, più costoso. Ma Mira non lo direbbe. Vedete dove siamo? Questa foschia non nasconde i raggi degli alberi madre. Dardi il cristallo per aggrare. Utile. Attacchi caricati. Chissà se fanno molta poise damage. Grazie al doppio hit. Come state? Siete contenti di essere qui io da morire? Un vaso incrinato. Ottimo. Molto scomodo l'attacco in salto di quest'arma. Molto scomodo. Però sembra avere un grande knockback, cosa che non escluderei avrebbe avuto anche ogni altra arma. Voi sapete qual è il mio obiettivo, vero? È raggiungibile qui. Siamo dalla parte sbagliata. Sa tanto che... Eccolo! È lui! Ma... Sì, ce la possiamo fare. Scendiamo. Qui. Non mollerò. C'è un segreto lì. Un ricettario, probabilmente. E soprattutto per noi è un modo di testare quest'arma. È più 8, eh? È più 8. Ah, due vasi giganti. Due vasi giganti sono piuttosto impegnativi. Ammetto che però la lancia gigante mi ispira più di questa. Era lei, vero? Destrezza. Sì, era lei. No, 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 bella questa. Questi moveset diversi. Avevamo trovato. Non voglio incastrarmici, eh. Però avevamo trovato una lancia possente. Che non era chiaramente lei. Ah, ma l'ho aggrappato! Non l'abbiamo mai letto! Arma orripilante costruita da un rigido braccio scheletrico e brandita da Ensha dei Reali Resti. Si equipaggia offrendo la mano a stretta dei pugni finché la loro morsa non avvolge le carni. Oh, creatura avvinghiata, un re non allenta la sorpresa. Abilità che testimoniano la totale padronanza delle energie vitali. Un pugno lento e calibrato, infuso di energia, il furto vitale. Che tramortisce le vittime sotto i loro PV, efficace soltanto contro i nemici umanoidi. 21 di destrezza e arcano. Sono fist.
Guardate quanti equipaggiamenti. Sei tu. Tu mi piaci. Quanto mi piaci. 22 destrezze. Quanti livelli dobbiamo fare per avere tutto quello che desidero? Uno alla volta, mi raccomando. Non male. Sono sempre sorprendente. E come va con te? Non bene, eh? Rispetto al potenziale, almeno. Ah, moveset nuovo. Mi dispiace. Raviolo di carne cruda. Mi ridroppavano anche all'inizio? In caso non lo notai, mi sembra di... Non ricordo di notarlo. Di averlo notato. Tombe, persino qui. Avete dovuto seppellire i vostri abitanti e soldati dentro la magione? Macabro, Cariani. Molto macabro. Ce l'abbiamo fatta. Sì, vabbè. Ok, Mike, è notte. Ok. Fasti Cariani. Guardate l'ordinario. Fasti è una weapon art. Dove sono andato? Abilità che incarna il prestigio dei reali di Caria. Trasforma l'arma in uno spadone magico che sferra un fendente discendente. È possibile caricare l'abilità fino a 2 volte, aumentandone l'efficacia. Utilizzabile su armamenti da affondo non piccoli. La mia alabarda lo è. No, eh? Ah. Falange di scintillama, eh? È bellissima, va. Ok, quindi non è abbastanza da affondo. D'accordo. D'accordo. Cosa sono questi, allora? Capisco cosa voleva dire. Ragazzi, dove siamo? Guardate i raggi lunari. No, non sono raggi lunari. Queste rovine. Questi sono dei luoghi più... Ho sentito lo scrabeo, eh. Non preoccupatevi. 3 sorelle.
Abbiamo solo sentito parlare di Renna, o sbaglio? È quella la prova per entrare. Non credo che otterremo 3 slot di armonizzazione qui. Non mi sembra naturale. Questo luogo è irraggiungibile se non attraverso il maniero. Non esistono mezzi volanti nell'interregno. Il volo non è stato neanche creato come incantamento. Non pensiate sia cosa sia poi importante? All'interno della costruzione di un universo narrativo sono domande fondamentali da porsi. E l'unica cosa che abbiamo visto vicino al volo era la trasformazione. Ah, giusto, quel granchio. Si raggiunge quel granchio? Cosa ci sfugge? Quelle pareti, la scala. Ecco come si fa. Noi abbiamo raggiunto quella scala. Ma, ah no, in teoria non. Era un vicolo cieco, era, no? Forse non così tanto. Quello è lo shortcut dove abbiamo trovato l'equipaggiamento eclettico. Questa è la prima torre. È molto importante quello che vi troveremo. Come posso entrare? C'è un libro davanti. Torre di Seluis. Passaggio attualmente bloccato. Da cosa? Seluvis. Da cosa? La presenza del drago? Questa nebbia? Che atmosfera? Seluvis. Con chi credi di avere a che fare, Seluvis? Guarda un po' chi c'è. Smart. Blade? È una maschera? No. Maschera da lupo nero. Oh. Uno scrigno, eh. Cosa? Alla faccia del fashion. Questi sono gli elmi unici. 5.9. Maschera raffigurante la testa di un lupo nero, reliquia di un assassino che prese l'aspetto dell'ombra fedele di Ra. Conosceva Igi. Igi conosce il maniero. Oh, aspettate un secondo. Qualcuno ha preso le sembianze di Blade per cercare. Oh, oh. Per cercare di uccidere Renny? Renny è una. Vittima? Arrabbiata e con una nebbia dorata? Oh. Rannicchiata in un angolo. Questi raggi. Sembrano arrivare da uno skybox quando in realtà.
Non si lascia nulla al caso, ragazzi. Non ora, non prima, non poi. Dovremmo uccidere questo discendente dei draghi. La Flying Wyvern. Scintipietra. Sarà divertente. Decisamente divertente. Ma lo faremo con la forza bruta. D'accordo. È il momento. Primo passaggio del trivio completato. Dammi la tua carne. Te la sei cavata. Tu non hai la barra della vita, vero? E invece sì. Adula o Adula. Nuovo. Messo voi qua però, toglietegli quell'attacco, toglieteglielo, no? Mi devo sentire in colpa? Non ho idea di cosa sia successo. Di nuovo. Ragazzi, ma dove l'avete infilato? Toglietegli il volo. Tarpategli le ali. Tarpategli le ali, fate un modello diverso. Capisco tutto, ma basta tarpargli le ali, eh. Adula. Tranquillo, non c'è più. It's dead, Jim. Adula, dove sei respawnata? Qui la piccola differenza, per apprezzabile che sia l'attacco stellare di cristallo, era tranciargli le ali. Fine. Ok, è lavoro, è un altro modello, è chiaramente un moveset da reinventare, lo so. Però questo è uno dei dungeon più importanti. Io a questo punto me ne tornerei a casina. Andrei a risconfiggerla. Adula. Ah, santo cielo. Vediamo un po' cosa c'è nell'area di guerra. Che mi sembra molto figa. A differenza di quella di Loretta, che con le nostre scelte non è più così interessante. Abbiamo troppa roba figa. Non dirmelo.
Per leggerla nella descrizione devo toglierla. Manta di ghiaccio l'armamento e sprigiona una geleta foschia con un fendente. L'armamento conserva il potere del gelo per un periodo. Figo. Questa cosa mi piace molto. Veleno sulla frusta. Allora, anche perché la frusta non può averlo. Ci piace. Ah no, cosa? Scusa, scala il freddo. Intelligenza. Si passa da 167 più 84. Magia. Causa assideramento. Che no, vi dico. Sei tornata? Adula, per favore. Ti prego, Adula, no. Adula, no. Adula, no. L'amor del cielo, Adula, per favore, non mi fare questo. Ma come ti è venuto in mente, sti designer di infilarti le senza che nulla ti impedisse di incastrare. Cioè, non era neanche un'arena, ma rendila una lucertola. Mettici quello che vuoi, ma non un drop e vola nello stesso spazio del lago di Agil. Non vedo code di lucertola, ragazzi. A meno che non ci sia solo di notte, ed è un segreto. O può essere, eh? Ci credo nemmeno io. Non ci crede nessuno, ragazzi. Ci siamo fatti una bella arma magica. E a questo punto mi farei la forza. Mi sarei fatto la frusta fede, ma la culata è troppo importante. Accelera tempo fino alla notte. Non ci crede nessuno. Sto per mettere on off il filtro anti-spoiler e googlare Adula, ragazzi. Giuro. Google, devo scoprire cosa mi droppava. Abbiamo perso Dula, un cuore, ho perso un cuore. Non ci posso credere. E va bene. Time to cell phone. Ah, blind, 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 che mi tocca fare. Adula Dragon Elden Ring. Occhio agli spoiler. Occhio agli spoiler. Ok. Elden Ring, va a quel paese?
Allora, ve lo metto a schermo, ragazzi, cioè, le mie facce sono queste. Cerco Adula, droppa 120.000 rune, ho detto c'è qualcosa che non va, ho googlato male. Tre cuori di drago. Ok? Adula's Moonblade, quindi un'arma fortemente legata a questo luogo e potrebbe persino essere la Moonlight di Elden Ring, per quello che ne sappiamo. Quando fai abbastanza danno al caccone Adula, che con un colpo abbiamo fatto tanto così con l'arma V8, volerà via verso un'altra location. Va bene. D'accordo. Elden Ring. Segnata, me la leggo al dito. Volare via. Certo, tre despawn per positioning sbagliato, il quarto però è di narrativa. Non sono in pre-release, eh? Accidenti. Oh, ok, quando leggerò Manus Celes, spero che non sia importante. Se dico, ah, quel posto, è perché era scritto nella wiki. Ora dovrò cancellare le cache e riattivare lo spoiler bot. Allora, ce l'ho, però. Va bene. Ok, va bene. Guardate che... Ok. Cioè... Come fai a pensare? Au! Come fai a pensare che bastava che fosse non così buggata? Ah, questa è vostra responsabilità, From. Bellissimo tutto, ma dovevate veramente mettere la bestia qui? Allora, o meglio, così? Non farla volare, toglili la IA di quegli attacchi, rendilo più semplice, poi scappa e diventa la vera boss fight. Ci sta, ci sta. Fuck. Tornando a noi. Blade. O meglio, Blade. Sta a vedere che sgamiamo una entrata secondo. Una grazia. C'è una grazia là dentro. Ti ho visto, sai? Che le coste dell'interregno sono impressionanti. Questo posto è importante. Renny? Ranni, i cristalli, perché? Ci siamo? Ci siamo davvero? Roshir, sono venuto qui per te. E se avessi ricevuto il codice come ai vecchi tempi, non avrei mai scoperto cosa era successo qui. Cioè, magari un giorno avrei ritrovato il drago. Magari sarebbe stato anche meglio. Però,
Sarei rimasto col malumore per giorni e giorni e giorni. No, che brutto. Così sto molto meglio. Deluso del fatto, ma. Potrei fare il titolo clickbait. Ho aperto la wiki. Nel mio stile sarebbe solo chiamarla wiki, no? Era il tetto di prima. Rennima, ti sei rintanata in cima alla magione con un incantesimo sordido. Raramente siamo stati così in alto nell'interregno. Forse così tanto mai. Allora ti chiamavi Renna? Sei tu! Avevo speculato che fossi tu! Le tre sorelle. Aspetta un secondo, non sei tu! Non sei davvero tu! Renny? Renna? Le tre sorelle! Non sei tu, non mi hai dato tu la campana. Ma se siete in tre, perché? 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 Perché siete? Perché lo spettro? Parlami. Mi riconosci o Oh. Again we cross paths. Sei tu! I believe I said my name was Rena when last we met. It pleaseth me to see Torrent hale and hearty. But tarnished. What business hast thou here? I have no memory of inking thee an invitation. I see. Quite the sleuth, aren't we? Indeed, I am the witch, Rani. I stole a fragment of the Rune of Death and used it to forge the godslaying Black Knives through fearsome rite. I did it all. But sadly for thee, the curse mark thou seekest is not to be found here. I have slain the body I was born into and cast it away. And it is upon that flesh the curse mark is carved. And why should I reveal that to thee? I performed the act not to bury the past, nor in shame of the deed, but all the same. Thy begging compels me not a jot. The curse mark thou seekest is not here. That is all I will say. Now, be gone. C'è rimasta The male. curse mark thou now. Non l'ha presa bene per niente. Che spettacolo. Guardate che design, con il mento che appare le labbra, a malapena il naso. Quando ho visto le spaccature sul collo e sulle braccia, sui polsi, ho pensato, è lo stesso modello, però. Vi ricordate quando ne speculavamo? Pensate, era così letterale. The curse mark. Non vorrei che Rogier facesse il pazzo, ma non può muoversi, quindi. Mi stai piantando in asso? Brenna? Tre sorelle. Tre sorelle. Perché si è presentata come Arenna? Perché mentire sul suo nome? A me.
Si aspettava che avrei scoperto qualcosa su Caria. Sulla famiglia, ovviamente. Ma perché allora dare un nome così vicino al proprio? Curioso. Hidden in plain sight. Era questo il tuo piano? Se ne sta qui, passiva. Ma non ha apprezzato per niente il nostro. Manus Celeste, Manus Celeste del cielo. Sembra un posto importante. Vabbè. Salve. Nessun sigillo, eh? Quindi il mio premio per la magione è infine uno slot di armonizzazione. Per ora. Ho sentito un. Che belli questi fiori. Lo sapevo che era tua sorella. Lo sapevo. Davvero, Torrent? Mi fai questo dono? Siete sicuri? Di volermi farmi giocare con Torrent? Io ci gioco con Torrent, ragazzi. Io ci stragioco con Torrent. Vi faccio vedere quanto ci gioco con Torrent. Non si molla nulla. Ah, oh, si molla e come? Schiappa. Ma chi voglio prendere in giro? Non ci arriverò mai. Neanche da qui. Dai, Renny. Hai preso il nome di tua sorella. Magia, eh. Qualche pazzo slancio che posso provare a prendere? Guarda la speranza che ti dà questa roccia. Disonesti. Non ci si può arrivare da qui, è ovvio. Non è un razzo. Se potessi saltare mentre sono in volo, così ci arriverei. Ci arriverei come, ma. Non puoi. Non te lo fa fare. Si può salire sull'albero. Non ci si arriva. Guardalo lì. Renna è lì? Il corpo di Renna? L'albero. Non posso, eh? Va bene, ok, I tried. Quindi questo è un luogo. Abbiamo messo 50 segnalini comunque, eh? Punto, possiamo persino fare il giro. Wow. Stiamo realizzando tutti i nostri desideri di esplorazione. Ma qui siamo rimasti molto in sospeso. La domanda è, ho interagito con entrambe le porte chiuse. Qualcuno è rimasto qua a servire.
di ranne. Vediamo un po' se nel balcone c'è qualcosa. Solo delusione. Guardate quanti oggetti astrologici. Oh fuck. Giusto. Non mi direi nulla sulle tue sorelle, vero? Nulla. Potrei ucciderla. Scapperebbe. E Mira non lo farebbe mai come personaggio. The curse mark thou seekest is not here now. Begone. È molto aggressivo. Vabbè, quella è Renna, ovviamente. Cioè, è ovvio che è Renna. È ovvio che è Renna. Ok, Rogier, dobbiamo fare due chiacchiere. Fia sapeva dov'era il grafo pugnale, quindi suppongo che... Dov'è finito il... Ricordiamoci che noi abbiamo perso completamente di vista il cavaliere. Avrà trovato la sorella? Abbiamo fatto un percorso che l'ha portato via da noi? Mi dispiacerebbe molto. Un NPC così nuovo. Ma lo troveremo. Always good to see you, son. Già. I see. When Rani shed her flesh, she shed the curse mark too. You know, not everyone would trust such a tale. But if she in her current form is nothing more than the living doll you profess, then perhaps it's true after all. Certo, il suo corpo è una bambola. Forgive the bluntness of the notion, but how would you like to become one of Rani's vassals? Ah, only in order to get what we want. Of course, the location of the body which bore the curse mark, which right now I haven't the faintest. And the best way to find out is for you to enter her service and take a poke around on the sly. I know you've got what it takes. Not only are you a superb fighter, but people want to trust you. I've seen it. Can you become Rani's vassal to advance our agenda? While in her service, you'll be able to take a poke around on the sly. And determine the location of her original body that I realize that I'm asking you to put yourself in grave danger. But I know you've got what it takes. Quite possibly the only one, in fact. Parli come se Rani fosse sciocca. Cosa che non è. Come se non le venisse in mente. Sì, ho bisogno di un confronto. You are so. Then good deity. Fia. Perdonami. Non faccio altro che usarti. Ma è normale che il tuo conforto che dai possa essere limitato. Non puoi sempre parlare per gli altri. Cara Renne. Questa cosa... Renna, l'ho chiamata Renna. Ma ho fuso i nomi. Questa cosa mi preoccupa molto. È una quest che porterà a qualcosa di brutto. Qui non vedo niente di buono. Non che la ragazza delle uva di Shabriri sia particolarmente luminosa nella sua storia. Alla fine abbiamo distrutto così tanti vasi che sono preoccupato anche per il futuro di Alexander. Ma il problema grosso qui è che Rogier potrebbe prenderla male. E Renny? Vabbè, Renny di più. Oh, sto per farmi... Sto scavando la buca con le mie mani. The curse mark now. Oh,
Is that so? Thou wouldst rend me aid? Is that thy proposal? Affording thyself opportunity to grope about for the curse mark's location, ovviamente, no lo so! Very well. There's nothing wrong with a well-laid scheme. What's more, if my past and past wounds beckon to thee, I am curious enough to see what thy destiny portends. L'importante è che tu lo sappia. I'll allow it. Enter my service, and good hunting to thee. Good. Then I ask we proceed with haste. There is, in my service, a half-wolven warrior by the name of Blythe. I would have thee join him in searching for the hidden treasure of Nokron, the Eternal City. I have called for Blythe to greet thee below. Take from him the particulars. Ah, and there wilt thou find Eiji, my war counselor, and Salavis, preceptor in the sorcerous arts also. Heed not their peculiarities. Feel secure in gaining from them what advantage thou canst. I am sure the others will be doing just the same. Speak with the three who await thee below. Thou needst not indulge them unduly, but they too wish to appraise thy worth. It hath been a passing long time since a newcomer entered my service, after all. Siamo il... Speak with the thou needs not in... It hath been a pa- Siamo il quarto cavaliere di Ranni. Di Ranni. Siamo il quarto cavaliere. Siamo il quarto cavaliere. Mamma mia. Wow. Eiji, Salavis e Blythe. Dobbiamo andarli a cercare ad Ainsel e Siofra. Ovviamente. È tutto sigillato? Lo era prima, anche prima? No, infatti. Eiji. Blythe. Eiji. Oh, so you were the one. Lady Rani has explained everything. Again, I am Eiji, the Carian royal family's dedicated blacksmith and Lady Rani's war counselor. I am told that you are searching for Nokron with Blythe. I will give you whatever guidance I can and pray for your success. My apologies for the misleading words of warning. I never imagined that an audience, let alone service to Lady Rani, was in your fate. I, for one, should have seen it, but I did not. Do forgive me, my fellow. Let us give all that we can of ourselves, together, for Lady Rani. Let us give all that together. È bellissimo. Lui ci ha chiesto di non passare di qui. Sia per sincera preoccupazione nei confronti di un possibile nuovo Elden Lord, sia per... Long time, friend. Blythe. Have you forgotten? Glad to have you in the service of Mistress Rani. Well, getting right to business. I'm still in Limgrave. The Eternal City of Nokron lies somewhere at the bottom of this land. I'm planning to go below through the well in the Mistwood. See if I can't find the road to Nokron from there. I'm going below to see. Ma che figata! Salavis! Ma che cos'è? Ma che cos'è tutto questo? E hanno una possibilità di fare una proiezione astrale. I see. You must be Rani's new hireling. Yes, yes, I've heard all about you. I am Salavis, preceptor in the sorcerous arts. Uh-huh.
I don't know what it is the mistress sees in a provincial tarnished like you, but since we have the misfortune of serving the same lady, I ask that you kindly try not to drag us all down with you. I reside in another tower close by. Come and pay me a visit. Should you wish to be of actual service to Mistress Rani, if it were up to me, I wouldn't waste my time on the likes of you. But who am I to stand against the wishes of my lady? I reside. Come and pay. Should you? If it were up to. But who? I dialoghi e il rapporto con gli NPC di Elden Ring è il migliore fino ad ora. È meno fiabesco di Dark Souls. Wow. Ok, mi è sembrato di aver parlato con tutti, ma prendo atto che non dovrei farlo. Non posso uscire. Posso? I reside. Come and pay me. Should you? If it were up to me. But who am I? Ok, chi mi sono dimenticato? I'm going below, see if I can. Don't keep me waiting. Lo so, Blythe, ma c'è un muro invisibile. Let us give all together. Apprezzo molto, mi siederò. Bene, ancora tutto sigillato. Ok. Devo tornare a parlare con Rani. Va bene. È uno strano modo di farmelo fare. Sono un po' confuso. Ho parlato con tutti, posso uscire? Mamma? Ah, allow me to forewarn thee. I shall soon enter my slumber. And it will be some time before I wake. This doll's body is not without its hindrances. Still, I have high hopes for thee. I look forward to the good news when I arise. I shall soon enter my... And it will be some time before I have... I look forward... Strano modo di... farmi tornare a parlarle. Credo che sotto questo punto di vista possano migliorare. È il loro primo esperimento. È la prima volta che mi sento forzato. Ma è anche vero. Cioè, devono semplicemente farle dire questa cosa alla fine dello scorso dialogo. Cioè, no, non devi per forza di cose tornare giù. Poi scendi. Fuori è tutto bloccato, ma non lo vedi. Non lo vedi perché non ci fai caso. E non esci dal balcone quando vedi qua Iggy. Scendi, parli con Blythe. Scendi, parli con Selevinus. Esci e loro scompaiono. Fine. Non c'era bisogno di farmi fare. Cioè,
O magari avrei dovuto parlarle ancora. Sì, no, era finito il dialogo? No. Era finito il dialogo, no? Boh. Vabbè. Dopo Adula. Diciamo che non mi lamento. Immagino che la torre di Renna sia ancora con la mega pernacchia, vero? Cioè, non entri. Sono parte dell'anima di Renni. Di Ranni. Oh, mamma mia, sarà tosta. Mamma mia, mamma mia. In realtà mi piace un sacco. Cioè, in realtà, genuinamente mi piace un sacco avere questi nomi, no? Godfrey, Godwin, Godric. Renni. Renna, Ranni, Rennala. Radan, Radagon. Sono tutti, cioè... ti fa sentire veramente forte quando li hai imparati. Ma mazzo. Non mi sto neanche mordendo la lingua. Selvis, eccoti qua. Ispiri molta fiducia. Hai anche il viso coperto comunque. Eh sì, comunque coperto. Well, well, you took me at my word. Guardate il cappello. Did you not realize I was merely being polite? Oh. You provincials never cease to amaze. I suppose you're here now. Perhaps I'll give you something to do. I'd like you to find a woman called Nefeli to administer a potion. Even you can do that much, can't you? Good, good. Now I shall hand over the potion in question. Find Nefeli and ensure she drinks it. I expect glad tidings, and soon. I've no time for idle. The only thing I will hear from you is a report of your task's completion. Adoro il doppiaggio. Are we understood? Then off you trot. I have enough on my plate. Questo cappello è stupendo. Io sto per pullare un 200 IQ, eh? O 0. O 200 o 0. Questo sta al destino deciderlo. Quindi se gli rubo in casa, tutto ok? Perché il provinciale che entra e gli ruba la pietra della memoria... Spero che non si cacchi come una faina, perché in parte me lo meriterei. A livello di roleplay questa cosa è abbastanza volgare. Però potrebbe provare tipo pietà. Ah, vabbè, prendila, pezzente. Quanti slot di armonizzazione hai? A posto. Ora, 200 IQ, eh? 200 IQ, Mike. 200 IQ, Mike. It's coming. Il finale dell'episodio sta arrivando. Ma non avevo finito l'episodio. Le avevo dato quello delle carni e non delle pietre. Ma no, ma forse ho finito... Ah no, perché mi piace fare le cose in diretta con voi. Sono andato dai resti delle dita, delle leggi dita, mi sono seduto per fare il fine dell'episodio, sono tornato a registrare pensando di avergli le date, ma non gli avevo date... Va bene, a posto. Un tonico torbido, color nero-blu, ricevuta dal precettore Selovis. Nefeli, non ti sei presentata. Sei uguale a Selen.
Magari è solo lo stesso set. E la stessa voce. Dai, Mike, porta a casa la gloria. Che fino ad ora, con le quest, non so cosa ti sei perso. Quel tizio è scomparso. Non promette nulla di buono. Ma per il resto sei... Oh, mi piace un sacco quello che sta succedendo. Anche per come riuscivo a parlarne. Sei ancora qui. Zero IQ. Zero IQ. Damn it. Cavolo. Tu te ne puoi andare comunque. Dai, non era una cattiva pensata, no? Non così tragica almeno. No? L'ho trovata, è un segreto, sta lì sotto. Cioè, non si sa mai. Selen! Potrebbe essere arrivato il momento in cui tu debba dirmi qualcosa. Sono diventato un maestro scintipietra. D'accordo. E allora è il momento del pozzo. Signori, finalmente si va al Siofra. Era ora, ve l'avevo promesso. Me l'ero promesso. E ora è una quest. Let's go!